Siamo quasi alla fine di marzo e abbiamo raggiunto 1 milione di visualizzazioni. Sì, ok, ci sono tanti youtuber che pubblicano un video e fanno 1 milione di visualizzazioni. Però io sono un piccolo youtuber e ho quasi 30.000 iscritti. Quindi andiamo a vedere quanto ho guadagnato con 1 milione di visualizzazioni su YouTube. Ciao, sono Michael e benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, ti chiedo un bel mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Volevo iniziare introducendo anche un po' il mio percorso e vi piace un po' il fuocherello qui dietro? Molto particolare, ma dettagli. Ho sempre fatto video, fin da bambino, però ho iniziato a guadagnare da qualche anno. Cifre che non si possono considerare guadagni. Tra il 2018 e il 2019 su questo canale YouTube facevo un video al giorno a tema anime e manga perché era la mia più grande passione. Alle superiori in classe leggevo manga, guardavo anime. Sì, non ero uno dei migliori studenti, però vabbè, son passato. Non guadagnavo assolutamente nulla da YouTube, veramente se arrivavo a 10 euro al mese ero felice, tra virgolette, però lo facevo perché volevo condividere la mia passione. Nel corso del 2019 ho generato 300.000 visualizzazioni, che sembra wow, un casino. Però per quanto riguarda i guadagni, 76 euro. Sì, un po' pochino, cioè in un anno 76 euro è un po' difficile vivere. Questi sono stati i video che mi hanno fatto guadagnare di più nel 2019. 11 euro, quello che mi ha generato più soldi, poi 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro, eccetera, eccetera. Wow, in un anno neanche 100 euro. Però verso la fine dell'anno sono successe un po' di cose strane. Infatti perdo completamente l'interesse per il mondo anime e manga, proprio non ne volevo più sapere nulla, non so perché, adesso ho leggermente di più quella passione ma non come prima. Però l'amore per YouTube rimane costante, folle amore per YouTube, quindi voglio continuare a fare lo YouTuber e decido di parlare di finanza, crescita personale, che era comunque un tema che mi appassionava da un paio di anni. Immaginate un piccolo YouTuber di 3.000 iscritti che cambia totalmente argomento, perde tutte le visualizzazioni perché le persone che mi seguivano erano principalmente minorenni, interessati ad anime e manga e non gliene fregava niente della finanza, quindi il 99% addio. Durante il 2020 è stato molto difficile tornare ad avere un canale tra virgolette decente perché appunto avevo perso tutti gli iscritti, tutte le visualizzazioni, perdevo tutto e stavo ripartendo da zero. Però verso la fine dell'anno ho avuto un mini boom che sta continuando anche adesso nel 2021, ma tranquilli, è solo l'inizio. Infatti vediamo un po' di numeri nel 2020. 300.000 visualizzazioni, quindi la stessa cosa del 2019. Però i soldi sono cambiati un po', infatti 1.900 euro rispetto ai 74-76 che erano. Infatti, per chi fosse nuovo in questo mondo, voglio farti capire brevemente perché questo 20 per sui guadagni, più o meno, da un anno all'altro, con le stesse visualizzazioni. Praticamente, parlando di anime manga, quindi genere intrattenimento, le pubblicità davanti ai video, perché su YouTube si guadagna dalle pubblicità che ti compaiono davanti ai video, erano magari di aziende di videogiochi, di aziende di anime, e avevano comunque un basso budget, pagavano poco per finire davanti ai video. 1.000 visualizzazioni per me erano circa 40 centesimi. Mentre per quanto riguarda finanza, quindi già nel 2020, le aziende che finiscono davanti ai miei video pagano molto di più, perché un cliente in tema finanziario offre più soldi magari, e quindi pagavano molto di più per quelle 1.000 visualizzazioni. Al posto di 40 centesimi, magari pagavano 10 euro. Bisogna stare anche attenti in questo mondo, perché appunto ci sono tantissime aziende valide che magari possono finire davanti ai miei video, ma anche tantissimi ipotetici fuffaguru che cercano di venderti il sogno, di venderti il puoi diventare ricco oggi, domani, diventa ricco facilmente, guadagna senza fare nulla. Io vi ho sempre detto di stare alla larga da queste persone, soprattutto se per arrivare a questa bellissima vita del ricco domani devi comprare un loro corso a migliaia di euro. Questi fuffaguru magari pagano anche 50 euro per avere 1.000 delle mie visualizzazioni, quindi può essere che loro finiscono più volte davanti ai video che faccio, perché appunto pagano di più delle altre aziende. Per quanto riguarda i video che nel 2020 mi hanno portato più soldi in tasca, sono questi, appunto 126 euro, 118, 89, 59 e 49. Poi ovviamente ce ne sono molti altri, questi sono solo quelli che mi hanno fatto guadagnare di più. Ma ora, considerandoci come un'azienda, come se stessimo analizzando un'azienda, adesso siamo alla fine di marzo, quindi possiamo dire che è il nostro primo trimestre del 2021, andiamo a vedere i numeri. Primo trimestre del 2021, 1 milione di visualizzazioni. In euro sono ben 7.000 e oltre, cioè una cifra folle che dico wow. Capite che il canale è cresciuto molto, anche perché se ho fatto adesso 1 milione di visualizzazioni in meno di 3 mesi, prima ne facevo 300.000 l'anno, buono. I video che mi hanno portato più soldi nel 2021, per ora, sono questi. 700 euro, 688, 352, 298, 172.
E già quando ho visto 700 euro per un video ho detto wow, cioè non mi sarei quasi mai immaginato cifre del genere. So che è solo l'inizio, quindi ne vedrete veramente delle belle. Da canali americani ho visto guadagni stratosferici, 5-10.000 euro per un singolo video, anche molto di più, e quindi mi piacerebbe arrivare anche a me a quelle cifre. Chissà in futuro se ci arriveremo. Andando un po' più nel dettaglio, vediamo gennaio. Ho fatto 250.000 visualizzazioni. Capisci subito la crescita del canale perché in un singolo mese ho fatto le visualizzazioni che avrei fatto in 12 mesi, guardando all'anno scorso. Con quelle visualizzazioni ho fatto 1.500 euro. Passiamo a febbraio, 400.000 visualizzazioni, un bel boost, e ho fatto 3.000 euro. Mentre marzo, anche se non siamo ancora alla fine, quindi poco più di metà, 20 marzo, quando sto registrando, abbiamo fatto 333.000 visualizzazioni e il guadagno al momento è di 2.500 euro. Mi piacerebbe chiudere il mese con oltre 500.000 di visualizzazioni, quindi chissà se ci arriviamo. In chiusura voglio mostrarvi i guadagni negli ultimi 6 mesi solo da YouTube. 6 mesi fa guadagnavo 200 euro al mese e prima sempre meno, però adesso riesco a guadagnare più di 3.000 euro al mese solo da YouTube. Infatti quello che vi ho mostrato oggi è solo inerente al guadagno di Google AdSense, le pubblicità davanti ai miei video di YouTube. E questo video è anche per spronarti a credere sempre in te stesso. Io quando guadagnavo 10 euro al mese, quando guadagnavo 50 euro al mese non mi interessava il guadagno, però credi sempre in te stesso, perché appunto se vuoi qualcosa, a me piaceva fare lo YouTuber e volevo fare lo YouTuber e oggi posso dire che riesco a farlo a tempo pieno, guadagno bene, quindi sono felicissimo di quello che faccio. Spronato anche da tutte quelle persone che conosci o non conosci e ti dicono ma dove vuoi andare? Non andrai da nessuna parte, fai schifo, eccetera eccetera, i peggio insulti, ma fregatene di quello che dicono gli altri. Qualche tempo fa su Instagram ho detto che in un mese avevo guadagnato più di 10.000 euro e anche in questo caso posso dire che è solo l'inizio. In questo video vi ho parlato dei guadagni di YouTube, se vi interessa invece il video sui guadagni generali, quindi come ho fatto questi 10.000 in un mese, perché avete visto che solo da YouTube in un mese erano massimo 3.000, gli altri 7.000 o oltre dove sono, come fanno a entrarmi in tasca, fatemelo sapere ovviamente con un bel commento qui sotto, un bel like, perché se vi interessa porterò un video del genere prossimamente sul canale. Per oggi è tutto, un bel like, iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!